per l'angolo, la musica italiana. In questo quasi rutto di Piero Pelù, questa volta ci occupiamo detto Piero Pelù, avete capito, la canzone è famosissima, l'avete anche letto dal titolo. È il diablo del FIBA, correva l'anno 1990. Quando per la musica italiana, secondo me, gli anni 90 sono ribelle. Gli anni 90 per me sono stati una buona decade anche per la musica italiana. Abbiamo visto prima la canzone di Ligabue, del periodo Sopravvissuti e Sopravviventi, il periodo più rock. Questo è il periodo di El Diablo, che... Ora, non sono un grandissimo fan della band, potrei dire anche una fesseria. A metà fra la primissima fase della band, molto pura, se vogliamo dire, che sta andando verso una deriva un po' più... leggermente più commerciale. È un toro quello di prima. Se sbaglio fatemi sapere pure nei commenti, me lo farete notare di sicuro. Questo era un giovanissimo Piero Pelù e questa è la band. Il pelo di Piero Pelù. Sempre personaggio molto... quanto era male, mamma mia, va la faccia a scavare. Personaggio sempre molto sopra le righe, personaggio sempre molto caratteristico. Anche oggi mantiene lo stile di allora, almeno visivamente. Ho tutti i capelli bianchi. Questo è Federico Poggipullini, che poi andrà su... Mamma mia, Diablo! Quello è Federico Poggipullini che andrà poi a suonare con Ligabue. Io ci sono ancora, quindi sì. Arriva il Diablo! Sua santità! Quello di quello. Sai, sai, sai! E questa ovviamente è la chitarra di Renzulli. Mi è venuta ora in mente la canzone degli Elio e le Storie Tese, magari farò un video anche su di loro. Big FIBA, tornate insieme. Sti cori sono proprio tamarrissimi. La palla. Paradiso è una assurda bugia. Mamma mia, il diablo! Bella batteria, sezione ritmica. Santità. Non ricordo bene le lyrics, scusate. Sua santità è il diablo. Sei, sei, sei. Video girato in un'arena. Basso budget. Relativamente basso budget. Anche se... non che per quei tempi, erano il 90, quindi non per quei tempi ci fossero chissà quali videoclip spettacolari, soprattutto la band non era ancora famosissima, quindi un videoclip. Tapping di Digo. E il torero è andato... che è il torero o Piero Pelù? È morto, qualcuno è morto, forse è morto Piero Pelù. Buono. Niente, questa per la musica italiana è una gran bella canzone dei tempi che furono, dei Dit FIBA, con un giovanissimo Piero Pelù, Gigo Renzulli, tutti gli altri. Il diavolo per chi ci crede, io sinceramente non ci credo tanto. Bello questo finale del video, non lo conoscevo. Ciao a tutti, alla prossima!